Restage ha la casa per te, col prezzo al metro quadro migliore del mercato. Si alzano i tassi? Noi abbassiamo il prezzo. Restage ha zero costi di agenzia, zero mediazioni creditizie, ufficio mutuo interno, architetto interno. Su restage.it scopri 114 case pronte per te in Strada Maggiore, Borgo Panigale, Casalecchio, Imola, Cervia e Riccione. Restage, numero 1 flipping immobiliare in Italia. Off the music, off the music, in 97 a dream took flight. Off the music, off the music, where every notion's pure and bright. In a space of dreams, 1200 square feet, for stage to record and the talents meet. Drums beat, wind sing, tales take flight, in the symphony of dreams, our hearts ignite. Popolo di Orson Pro, benvenuti. Ammazza. Aspetta, facciamo così. Allora, benvenuti. Mi sono preso uno spavento tremendo. E a questa puntata di Orson Pro Premiere da Paolo La Ganga e la qui presente Sara Sei. Allora, si diceva che tutto è musica, giusto? Quindi anche questo, anche questa cosa qua. No, adesso no, ti ringrazio. Per le mie orecchie. Infatti tutto è musica, tutti gli oggetti possono suonare, possono creare musica e siamo secondo me nel posto giusto però, sì. Per trovare oggetti. E posso dire una cosa, giusto così, per parlare quei due secondi di me? Vai, perfetto, vai pure. No, questo palco è stato il primo palco qui a All For Music, dove io ho presentato il disco d'Italia 42. Allora presentiamoci, intanto diciamo dove siamo. All For Music, Bologna, il tempio degli strumenti musicali, c'è di tutto. E tra l'altro possiamo trovare anche un gong, che non è così diffuso, ecco, come strumento musicale. Io non ho mai suonato con qualcuno che avesse il gong a seguito, con qualche batterista magari, eccetera. C'è sempre un'occasione per parlare di Sara Sei, perché effettivamente, come vedete, ormai c'è la rubrica. C'è la piccola rubrica della vita di Sara Sei, che è sempre come una cipolla, si spera ogni piccolo velo e si palesano cose nuove. E però oggi non siamo qua a parlare solo di te o di me, ma siamo a presentare una band, parliamo di musica originale, parliamo sempre di prodotti nuovi. E chi presentiamo oggi? Una band che credo arrivi da Torino, perché si chiamano i Gran Torino. Allora, tu Sara, sono molto perspicace. Hai visto, cioè, vai al cinema. Oggi ci andavo. Ok, perché in realtà c'è un film del 2008. Sì, Gran Torino, è vero, me lo ricordo. Torino, che viene da una macchina famosa di Starsky, ma adesso senza andare troppo nella cinefilia. Credo cinefilia. Però questa band in realtà è bolognesissima, comunque sia nei dintorni di Bologna. È una band, nasce da due persone di base che poi dopo si sono ingrandite, certo. Hanno inglobato altre persone e nascono nel 2013. Io non sono di Torino. No, non sono di Torino, non so, ti deludo con questa notizia. Vabbè. Nascono nel 2016, quando fanno appunto, nel 2013 scusate, quando fanno il primo disco Albera e Terra. Albero e Terra. Mamma mia, ci vuole veramente un logopedista per noi. Nel 2013 fanno questo prodotto, sì? E loro dicono di loro stessi che seguono diciamo anni di comunque grandi soddisfazioni a seguito di questo sì. lavoro. Che anche sono... se, sì? Scusami se mi permetto di interromperti, hanno avuto grandi soddisfazioni, ma loro stessi dicono gli spazi sono pochi, per cui approfitto
per ringraziare FR Live, perché comunque la musica ha veramente bisogno di essere conosciuta, soprattutto la musica emergente, quindi se in ogni paese ci fosse un FR Live, magari chi lo sa. È vero, più FR Live per tutti potrebbe essere lo slogan, uno di slogan oggi. Musicale, lo slogan di oggi, esatto, esatto. E poi che altro dire di loro? Ah sì, come dicevi tu, hanno iniziato come duo, una cosa a cui tengono tantissimo è di lasciare dei messaggi che lascino un segno, quindi per è loro vero, è importante è dare vero. Messaggi importanti e lo vedremo anche nel pezzo di oggi che è molto bello. Assolutamente, sono una band abbastanza intensa che dopo comunque un loro percorso personalissimo nel 2020 esce con un nuovo disco, un nuovo lavoro da cui si estrae il brano di cui parleremo oggi, che è Essere un'idea. Un'altra cosa molto interessante, un'affermazione che loro hanno fatto, perché sai che mi soffermo. Brava, mi piace così, attenta. E che sono stati tempi duri, anche per la musica chiaramente, ma la musica resta e riesce a toccare e a far emergere sempre la parte migliore di noi. Che bella cosa, assolutamente, bravissima. Questo tempio della musica. Esatto. E ti dirò di più, nel brano, nello specifico, dicono: essere un'idea è una presa di coscienza. Ci riteniamo importanti fino a quando qualcosa di più forte del nostro amore per noi stessi cambia il nostro istinto. E infatti il brano poi parlerà, ma si vede anche nel video qualcosa. Io andrei a vederlo il video. Che ne sì, dici? Infatti guardiamolo e poi ne parliamo. Allora, andiamo a vedere Essere un'idea, Gran Torino. Via! Cercavo un'idea e tu dal niente hai dato un senso al flusso. Tu non hai un'idea, io sono il nulla da quando sei tutto. Questa frase è mia, lo avevo scritto ma mai riletto. Quindi ecco ciò che sei, sei questo cuore fuori dal mio petto. Sei flusso, questa frase è mia. L'avevo scritto e mai riletto. Quindi resta come sei. Sei questo cuore fuori dal mio petto. Yeah.
Allora, siamo un'idea? Io sì, noi tu? Siamo un'idea, non lo so. Essere un'idea è una cosa importante. Cattiva, ma... Esatto. Allora, intanto presentiamo un po' la band, no? La band sì. È formata intanto da i due capisaldi, che sono Daniele Berni e Marco Paradisi, che sono un po' i fautori del tutto, e poi dopo si sono accompagnati, penso in tutto il disco, ma sicuramente in questo brano, sono accompagnati da Luca Querzè e Matteo Cappelletti. Allora, la band, caspita, suona di brutto, come si suol dire. Ma poi hai notato che a un certo punto c'è proprio un'atmosfera che a me ha colpito molto, perché mi ricorda un po' in Italia le atmosfere dei bei lentoni di Pino Daniele e all'estero Sting. Cioè, ho trovato qualcosa, qualche similitudine, e quindi ho gradito tantissimo. Ok, vedi che poi ognuno può sempre trovare nuove sfumature nella musica. Io, per esempio, a me hanno ricordato un po' alcune band dell'inizio anni 2000, di un periodo in cui ascoltavo parecchio rock alternativo, quasi new metal, tipo Puddle of Mud, non so se ti ricordi queste band, con però l'utilizzo di parti dispari tipiche di alcun tipo dei Tool, oppure comunque band su quel frangente. Perché comunque il brano non è diciamo non è immediato, di immediata costruzione e ascolto. Anche perché si sviluppa in una strofa che, non so se hai notato, si può ciclicamente tradurre in un 15 ottavi. È un tempo un po' particolare, certo, no? Che hai notato. Quindi l'ho notato io. Hanno chiamato in causa i tempi quinari. Adesso questo è una cosa un po' quinari. Che sarebbero? E quei multipli di 5, ce ne 3, 2, e ci sono anche i 5. Che non è così banale come cosa. Mentre poi, quando vanno nel ritornello, hanno comunque sia con degli accenti, con il sapiente uso di accenti e spostamenti, vanno pari ma sembrano dispari. Quindi, insomma, già la costruzione così è ricercata. Molto. Il sound è molto 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 rock, è molto, però anche melodico allo stesso tempo. Ed è molto molto melodico, che io adoro perché sono una romanticona. Invece, passando al testo, che è già sapientemente poi spiegato prima, infatti dopo ne parliamo, c'è una frase che mi ha colpito tantissimo. Adesso la vado a cercare nei miei appunti scritti. Perché ultimamente adoro scrivere. Ecco, sì. Io sono nulla da quando tu sei tutto. Tutte le volte che la leggo mi viene proprio un brivido nella schiena. Frase bellissima, che dice tutto. Beh, infatti una cosa che mi ricordava appunto quella band che ti dicevo prima, i Padre Male, perché mi ricordo che ci fosse un video dove c'era appunto protagonista un bambino. Anche in questo caso parliamo comunque di genitorialità, di come gli artisti, le persone comuni, ma soprattutto gli artisti, facciano fluire questa nuova sensazione di essere genitori e di quello che si prova. Quindi questo cambio, io lo so bene. Non mi emoziono, cara. Comunque, però questa cosa qua l'ho fatta anch'io, infatti. E quindi è una cosa molto diffusa negli artisti, e sicuramente queste emozioni forti escono, diciamo, attraverso note musicali. La scrittura. Io purtroppo, non essendo madre, anch'io però ho un mio tempio dove mi sento un'idea, certo, che è la musica. Infatti. Quindi in realtà quello che loro dicono, cioè essere un'idea, è proprio il tempio dove tu provi l'amore incondizionato. Certo. E che in questo caso è un figlio, nel mio caso è la musica, perché nonostante tutti i calci che continuo a prendere, io continuo ad amarla. No, di calci speriamo che ne prenderemo pochi, sempre meno, ma ogni canzone che... è un nostro figlio. Sì, okay, quindi a questo punto... Aspetta, salutiamo prima il nostro pubblico. E hai dopo, paura, Sì, ho un po' paura, anche perché questo sembra, per la riflessologia delle ginocchia, che diventa complicato. No, allora, speriamo di avervi fatto venire un po' di curiosità. Andate a cercare questa band perché merita. Il prodotto che abbiamo sentito, e anche tutti gli altri, hanno una qualità anche audio molto, molto buona. Tra l'altro, esatto, il bassista ha anche uno studio di registrazione, quindi insomma... Gente che ne sa. Gente che ne sa, sì, infatti. Quindi? Quindi che dire?
alla prossima puntata, alla prossima di Your Song Pro Premiere. Perché noi siamo premiere. Molto premiere. Esatto, e vi saluto esatto. In questo modo. A presto. Restage ha la casa per te, col prezzo al metro quadro migliore del mercato. Si alzano i tassi? Noi abbassiamo il prezzo. Restage ha zero costi di agenzia, zero mediazioni creditizie, ufficio mutuo interno, architetto interno. Su restage.it scopri 114 case pronte per te in Strada Maggiore, Borgo Panigale, Casalecchio, Imola, Cervia e Riccione. Restage, numero 1 flipping immobiliare in Italia. Per i brani che andremo a cantare, che raccontano storie importanti. Una vittoria poter lavorare con altre cantanti. You make me feel so good. And I just want to be close to you. You make me feel so light. You make me feel. You make me feel. You make me feel. Da parte mia c'è tanta emozione. You are beautiful, no matter what they say. Words can bring us down. No, no. You are beautiful in every single way. And words can bring us down. No, no, no. Veramente una risposta molto positiva, molto forte e anche molto rappresentativa. Qualità, sì. Grandi argomenti di cui parlare e soprattutto grandi talenti, tutte donne. Sicuramente comunque in ogni caso vinceranno le donne in qualunque momento emotivo, ed è il motivo per il quale possiamo qui stasera. Quando un format di inchiesta in difesa della dignità di genere, LDS, incontra un progetto musicale contro i femminicidi, For Women, e una cittadina, un comune, San Lazzaro, apre le porte di questo suo prestigioso palcoscenico, quello dove siamo questa sera, il Teatro dell'Argine, ecco che nasce uno show, una grande occasione per condividere tutti insieme una delle mission, una degli obiettivi, una delle lotte più urgenti degli ultimi anni. E allora buonasera a tutti e benvenuti a LDS Presenta.
for Women. Giacomo Fantoni, Marco Raimondi, Alessandro Russo, Paolo Ferrari, Stefano Melloni. Quattro cantanti fantastiche, è un argomento importante. È stato un bellissimo concerto, è un vero piacere farlo per un argomento così importante. Benissimo, perfettamente direi. Serata bellissima, cantanti strepitose. Siamo molto felici, tutti e praticamente 9, 10 con Valentina Colomelli. Maestro Spiavati, il ritorno al cinema horror è imminente o cosa? Noi abbiamo bisogno ogni tanto di tornare, di commettere qualche adulterio, di cambiare genere. Di entrare in territori, in contesti, in atmosfere che sono completamente diverse, per poter dare tanta continuità al nostro cinema. Sei già stato in chiesa? Questa mattina. Allora hai già visto l'affresco? Sì, perché? Perché sennò uno praticamente a un certo punto si esaurisce e si ripete. In quest'ultimo film c'è Gabriele Lavia, che è anche in Zeder. Tutto nella mia vita comincia in un posto speciale di Bologna. Marzio! Sei cambiata? Anche tu sei cambiato. È lì dove abbiamo fondato lo straordinario duo, i Leggenda. È vero che canti ancora? Terre remote. Sì, molto diversi. Molto, molto diversi, infatti. Paolo Zeder. Esistono dei terreni che lui chiamava terreni K, del tutto particolari, che vivono un tempo loro e nei quali è possibile a chi vi è sepolto il ritorno dall'aldilà. Capisci, dall'aldilà? Questo forse spiega molte cose. Nei suoi film l'ambientazione sembra ricoprire un ruolo primario. Se penso alla casa dalle finestre che ridono, dopo averlo visto sfido chiunque a non provare inquietudine nel visitare quei luoghi. Mi chiedo a questo punto quale sarà l'ambientazione del suo prossimo horror. Anni 40, quindi è un'Italia di macerie, è un'Italia di povertà, è un'Italia di paura, è un'Italia anche di personaggi inquietanti, perché allora il dopoguerra italiano fu segnato anche da una violenza non indifferente. Lei ha scritto anche insieme a Maurizio Costanzo, giusto? Sì. Che purtroppo ci ha lasciati poco tempo fa. Qualche volta lo stesso Costanzo ha parlato della vostra amicizia, mi pare proprio al Costanzo Show. Com'è stato scrivere con lui? Erano delle riunioni molto divertenti con Maurizio, Gianni Cavina e mio fratello. Più che altro ridevamo molto, ci raccontavamo un sacco di cose, di dettagli, di pettegolezze. Poi parlavamo anche del film, ma molto marginalmente. In realtà poi dopo, alla fine io scrivevo le cose, le portavo, le leggevamo, le commentavamo e le cambiavamo. Cercare di tirare subito fuori di là quello sprecato che hanno seppellito e di portarlo via da quel terreno se vogliamo avere una speranza di salvarci. Ecco perché lo chiamavano il pittore delle allegorie. Lo chiamavano così perché era uno che piaceva andare a dipingere la gente che era dietro a morire. Allora, un saluto a tutti gli spettatori di Canto, un abbraccio. Lei non sa che cos'è il silenzio. Grazie mille, maestro. Stop.
sono Harry Baldissera, art director nel mondo dell'arte. Mi occupo di varie progettazioni artistiche, vengo anche conosciuto per la Passion Maison, che è l'unica opera d'arte abitabile in Italia, opera che ho eseguito a livello artistico e manuale. Inizia il tuo percorso artistico. Dal mondo teatrale. Nel mondo del teatro ho iniziato come piccolo attore, insomma, che sostituiva qualcuno che mancava. Poi successivamente sono subentrato come assistenza alla regia e un po' di regia ho fatto, ma anche scenografia, quindi ho intrapreso vari ruoli. Questo mi ha portato poi dopo sia a conoscere tante persone, a riflettere e vedere anche la passione e soprattutto la messa in scena, no? Anche a livello teorico. Dove inizia il tuo viaggio artistico? Inizio in Italia, ma anche con l'influenza svizzera, visto che ho un po' vissuto tutti e due i territori e questo mi ha aperto molto la mente e forse ho fatto vedere l'Italia con un grandissimo potenziale e allo stesso tempo con anche questa peculiarità che ogni tanto dimentichiamo. No, la passione che diamo alle cose e come viviamo e la storia che intrinseca a noi stessi. Questa casa è intrisa di arte, hai fatto tutto tu. Sì, difficile da credere, però ho sempre pensato una cosa. E quando iniziai questo progetto doveva nascere e dovevo creare questo mio nido, no? Qualcosa che mi rispecchiasse, qualcosa che mi portasse sempre a riflettere su chi sono. E quindi per me era importante non tanto farla fare a qualcun altro, ma incominciare a pensare di costruire tutto dalla A alla Z, anche con le problematiche, le difficoltà, insomma, di magari non sapere determinate tecniche, dalla A alla Z con le mie mani. Proprio perché non solo dà soddisfazione, sicuramente questa è una grandissima cosa, ma al di fuori di questo dovevo rispecchiarmi in qualsiasi angolo. Da quale spazio hai iniziato? Per una semplice esigenza ho iniziato dagli spazi che servivano di più, perché qua c'era poco e niente, nel senso che ovviamente piatto idraulico e c'erano grandissime problematiche, insomma, nel casolare. Quindi le prime stanze che ho fatto in realtà erano quelle di utilità, quindi la cucina, la camera da letto, il bagno. Pochissimo dopo avevo un'esigenza di esplodere e cominciare a farle tutte. E quindi questo è stato il processo creativo, cioè lavorare su vari ambienti diversi, varie stanze diverse, nello stesso momento. Ogni stanza sembra un luogo mentale, è così? Sì. Perché in ogni stanza c'è parte di me stesso, in ogni stanza c'è una mia rappresentazione e un mio luogo probabilmente dove mi rispecchio e dove mi sento, no? Da un bagno espressionista e quindi qualcosa che è molto in movimento, no? Un'anima in movimento, a qualcosa di più deduttivo a livello matematico, per esempio cartografia, piuttosto che un discorso invece di tante parole, no? È una cosa che mi appartiene, come la camera da letto, piuttosto che il salotto dedicato alla cultura. Quindi ogni stanza in realtà va a richiamare i spazi dentro noi stesso, tanti mondi, no, potremmo dire. La società e la cultura sembrano due elementi completamente diversi. Vero, nel senso che la cultura sarà sempre cultura e continuerà ad andare avanti. La società ci sta portando a pensare che siamo tutti dei tuttologi, che sappiamo di tutto, ma che anche di tutte le informazioni ce ne dimentichiamo in due secondi. E quindi da questo lato, diciamo, si gioca e si sta in questo baratro, no? Che anche le figure come il critico, come essere, avere un pensiero, no? A riguardo effettivo e formato col proprio percorso, eccetera, eccetera, vada pian piano a sparire. Nel senso che tanto tutti possiamo dire tutto, purtroppo alla fin fine quello che è cultura non è solo sapere l'informazione, ma è assaporarla, viverla, capirla, crearla, produrla. Siamo del paese che possiede l'80% del patrimonio artistico mondiale, quindi certo. Grosso modo. Non è un caso che siamo qua in questo momento a parlare di queste cose. Secondo te l'intelligenza artificiale che ruolo ha in tutto questo? Dovrebbe essere un ruolo con i social e tutti i mezzi di qualsiasi tipo di accompagnamento. Ora sta diventando un sostituto. Credo che l'umanità prima o poi se ne accorgerà. L'intelligenza artificiale può compiere delle funzioni pratiche e analizzare dei dati, come è sempre stato.
ma sarà l'uomo creativo che porterà sicuramente una luce e una modalità di pensiero diversa completamente rispetto a un'intelligenza artificiale. Il futuro non è l'intelligenza artificiale, il futuro sarà sicuramente il pensiero creativo. Grazie mille. Grazie a te, Elena. Stop.